Allora, daremo delle nozioni introduttive riguardo praticamente alla fisica. Innanzitutto, quando parliamo di fisica, è utile scoprire qual è l'etimologia di questo termine. Quindi, vediamo un attimino l'etimologia del termine fisica. Allora, il termine fisica deriva dalla lingua greca. Letteralmente, in modo letterale, significa proprio riguardante la natura. Poi anche in latino esiste questo termine, c'è cioè physis, che significa proprio natura. Lo scopo di queste video presentazioni è quello che voi prendiate appunti. Quindi, quando dico sto dettando, significa che inizierò a parlare più lentamente, dovrete scrivere quello che è scritto nella slide. Quindi adesso dettiamo. Il termine fisica deriva dalla lingua greca e significa letteralmente riguardante la natura. Quindi ripetiamo, il termine fisica deriva dalla lingua greca e significa letteralmente riguardante la natura. Ok, quindi penso che abbiate scritto, andiamo avanti con la successiva diapositiva. Ovviamente, se il termine fisica significa riguardante la natura, diciamo che viene spontaneo comprendere che la fisica studia i fenomeni naturali, quindi la fisica si occupa dello studio dei fenomeni presenti in natura. Quindi adesso comparirà la successiva scritta sulla slide e a questo punto dettiamo e voi scrivete gli appunti. Quindi la fisica studia virgola, pertanto virgola, i fenomeni naturali. Punto. Ora, cosa dire del termine fenomeno? Che cos'è un fenomeno? Il termine fenomeno deriva, come al solito, da un po' tutti i termini della nostra lingua, anch'esso deriva dalla lingua greca, e letteralmente significa ciò che si manifesta. Quindi un fenomeno è tutto ciò che si manifesta ai nostri sensi.
Quindi a questo punto dettiamo e scrivete il termine fenomeno significa virgola, letteralmente. Virgola, ciò che si manifesta quindi il termine fenomeno significa letteralmente ciò che si manifesta. Quindi tutto ciò che è manifesto sostanzialmente ai nostri cinque sensi è un fenomeno. Siamo circondati da fenomeni fisici, un corpo che cade banalmente è un fenomeno fisico, la luce è un fenomeno fisico, un rumore, un suono è un fenomeno fisico. Quindi tutti questi eventi che si manifestano ai nostri cinque sensi li possiamo definire fenomeni. Andiamo alla prossima diapositiva. Qui più in dettaglio è detto che appunto la parola fenomeno indica appunto tutto ciò che si manifesta ai nostri cinque sensi. Allora scriviamo la parola fenomeno indica che perciò tutto ciò che si manifesta ai nostri cinque sensi. Quindi la parola fenomeno indica tutto ciò che si manifesta ai nostri cinque sensi. Andiamo avanti con le diapositive. Allora, la fisica però non studia tutti i fenomeni. Ci sono alcuni fenomeni che sono oggetto di studio, per esempio, della chimica. Quindi scriviamo la fisica non studia, virgola, tuttavia, virgola, tutti i fenomeni, punto. Alcuni di essi sono
oggetto di studio di un'altra disciplina. Due punti. La chimica. Cosa significa questo? Che non tutti i fenomeni sono oggetto di studio della fisica, ma alcuni sono oggetto di studio di altre discipline, per esempio la chimica. Facciamo degli esempi concreti. Quali fenomeni sono oggetto di studio della chimica? La chimica studia tutti i fenomeni in cui alcune sostanze si trasformano in altre sostanze. Quindi, se io prendo come esempio concreto la combustione della legna, io parto dalla legna che brucia grazie al fatto che è presente dell'ossigeno e gli effetti della combustione producono altre sostanze che sono la cenere, l'acqua e l'anidride carbonica. Quindi un fenomeno come quello della combustione della legna è oggetto di studio della chimica perché in tale fenomeno alcune sostanze si trasformano in altre sostanze. Se come esempio prendo un oggetto che cade, la caduta di un grave, quel fenomeno è oggetto di studio della fisica. Quindi ci sono alcuni fenomeni naturali di cui si occupa la chimica, altri di cui si occupa la fisica. Comunque il concetto è che queste discipline studiano proprio i fenomeni naturali, i fenomeni presenti in natura. Andiamo avanti con la diapositiva, quindi scriviamo i fenomeni per effetto dei quali alcune sostanze si trasformano in altre sostanze, virgola, che sono oggetto di studio della chimica. Quindi andiamo avanti con le diapositive. Adesso nella successiva diapositiva sarà riportato proprio il fenomeno della, come esempi, saranno riportati il fenomeno della combustione della legna, che sicuramente è un fenomeno chimico, perché ci sono delle sostanze che si trasformano in altre sostanze. È il fenomeno della caduta dei gravi, che invece è un fenomeno fisico. Andiamo avanti con la diapositiva e facciamo appunto questi esempi concreti di cui abbiamo parlato. Quindi scriviamo, facciamo degli esempi di
concreti. Due punti. Il fenomeno di un oggetto che, virgola, attrae dalla forza di gravità terrestre, virgola, che cade, virgola, riguarda la fisica, punto. Quindi il fenomeno di un oggetto che, attratto dalla forza di gravità terrestre, cade, riguarda la fisica. Un fenomeno in cui avviene una combustione virgola, ad esempio la combustione della legna, virgola, riguarda la chimica. Punto. In tale fenomeno virgola, infatti, virgola, vi sono delle sostanze, virgola, dette reagenti, virgola, che si trasformano
che si trasformano in altre sostanze, virgola, che dette prodotti. Quindi, in una reazione chimica, tipicamente cosa accade? Ci sono delle sostanze che sono dette reagenti, queste sostanze si trasformano in altre sostanze che sono i prodotti della reazione. Un fenomeno in cui, caratterizzato da questa trasformazione, in cui praticamente ci sono delle sostanze che alla fine della trasformazione diventano altre sostanze, quindi si trasformano in altre sostanze, è oggetto di studio della chimica. Andiamo avanti con le diapositive. Quindi, cosa accade in questa particolare situazione? L'alenio e l'ossigeno sono i reagenti. Dopo la combustione, non abbiamo più legna e ossigeno, ma abbiamo i prodotti della combustione. La materia in qualche modo si è trasformata. Ci ritroviamo ad avere cenere, acqua ed anidride carbonica. Quindi questo adesso lo scriviamo, quindi dettiamo nella fattispecie. Virgola, la legna è l'ossigeno, sono i reagenti, virgola. Quindi dopo la combustione, virgola, si formano cenere, virgola, acqua ed anidride carbonica. Quindi si formano cenere, acqua e anidride carbonica. Andiamo avanti con le diapositive. Adesso dobbiamo dare una definizione di grandezza fisica. Quindi dobbiamo definire in qualche modo che cos'è per noi una grandezza fisica. Allora, per dare questa definizione possiamo osservare che la realtà che ci circonda ha delle proprietà. Alcune di queste proprietà è possibile quantificarle in modo oggettivo tramite un numero. L'esempio che classicamente viene fatto è questo. Una proprietà della realtà che ci circonda può essere, per esempio, la bellezza di un paesaggio. La bellezza di un paesaggio non possiamo quantificarla con un numero, né esiste un'unità di misura per definirla.
una proprietà della realtà che ci circonda può essere l'area della superficie di una stanza. L'area della superficie di una stanza possiamo quantificarla con un numero e un'unità di misura. Quindi, che cos'è fondamentalmente una grandezza fisica? Una grandezza fisica è una proprietà della realtà che ci circonda che possiamo definire in modo oggettivo, che possiamo quantificare in modo oggettivo mediante un valore numerico, con un valore numerico, con un numero. E allora scriviamo, come titolo appena rosso, scriviamo definizione di grandezza fisica. Quindi definizione di grandezza fisica. Ok, e aggiungiamo una grandezza fisica è una proprietà della realtà che ci circonda. Esprimibile in modo oggettivo mediante un valore numerico mediante un valore numerico. Allora, ripetiamo, una grandezza fisica è una proprietà della realtà che ci circonda, esprimibile in modo oggettivo mediante un valore numerico. Andiamo avanti con le diapositive. Dobbiamo adesso definire un'unità di misura. Che cosa intendiamo per unità di misura? Che cos'è un'unità di misura? Un'unità di misura altri non è se non una grandezza fisica che noi scegliamo come riferimento per misurare altre grandezze fisiche dello stesso tipo. Quindi scriviamo definizione di unità di misura. Definizione di unità di misura appena rossa e scriviamo un'unità di misura una grandezza fisica che scelta come
termine di riferimento scelta come termine di riferimento per misurare altre grandezze, per misurare altre grandezze della stessa tipologia. Quindi un'unità di misura è una grandezza fisica scelta come termine di riferimento per misurare altre grandezze della stessa tipologia. Quindi un'unità di misura altri non è se non una grandezza fisica che noi scegliamo come riferimento per misurare altre grandezze dello stesso tipo, della stessa tipologia. Andiamo avanti. Adesso dobbiamo definire cosa significa misurare. Quindi cosa significa misurare? Misurare una grandezza fisica significa proprio confrontarla, realizzare un confronto fra la grandezza che desideriamo misurare e l'unità di misura. Alla fine dobbiamo dichiarare quante volte l'unità di misura è contenuta nella grandezza da misurare. Quindi scriviamo misurare una grandezza fisica secondo confrontarla con un'unità di misura. Quindi significa confrontarla con un'unità di misura, virgola. Confrontarla con un'unità di misura, virgola. Dichiarando, virgola, quante volte dichiarando quante volte l'unità di misura l'unità di misura è contenuta nella grandezza da misurare. Quindi, misurare una grandezza fisica significa confrontarla con un'unità di misura, dichiarando quante volte l'unità di misura è contenuta nella grandezza da misurare. Con questa diapositiva abbiamo concluso la nostra prima lezione di fisica.
ci vedremo alla prossima lezione. Continueremo alla prossima lezione.